Questa domani è una partita importante, insomma, ci sono tante cose in ballo, però prima di tutto noi dobbiamo cercare di possibilmente vincere, perché siamo lì a pochissime giornate dal termine, adesso i punti contano davvero tanto. Sì, è una partita che è importante per il passato, per il presente e per il futuro. Il passato per quello che è successo tanti anni fa, per il mio passato più recente, per il presente perché ci permette di continuare a stare in un certo discorso, e per il futuro perché sono punti, appunto, che senza questi punti rischieremo di poi, insomma, le partite diminuiscono sempre più, e quindi bisogna cercare di sfruttare il turno casalingo e cercare di se è possibile portare a casa più punti possibile. Cosa c'è da dire da parte di questo Verona? È una squadra che gioca con grande intensità, giocatori importanti, pericolosi, è una neopromossa, però insomma sta facendo una grandissima stagione, evidentemente ha giocatori comunque di buona qualità, li conosce abbastanza bene. È una squadra che è forte sia come gruppo che sia come individualità, una squadra tosta, molto fisica, con dei giocatori tecnici ma anche che si sentono in campo con personalità e forza, però ha dei punti deboli sicuramente, la dimostrazione che nelle ultime due trasferte ha perso a Nocera e a Crotone, e noi dobbiamo essere bravi a usare questi col massima attenzione, col massimo rispetto, però anche con, appunto, con la convinzione di poter far bene. È possibile vedere qualche cambio rispetto all'ultima partita? Stiamo giocando tantissimo, è un periodo davvero intenso di impegni, rientra Bonazzoli, ci sono giocatori che rientrano importanti, è possibile vedere qualche cambio? Sì, sicuramente qualcosa si cambierà, è normale quando si gioca così a partite ravvicinate, e poi anche perché, appunto, ogni partita ha una lettura diversa e quindi qualche piccola variazione ci sarà, però al di là di questo conta l'atteggiamento, conta lo spirito del gruppo, conta la voglia che abbiamo di far bene. Okay.